Capitan Foschi oggi miglior marcatore con 4 reti. Si chiude di fatto la stagione casalinga in A2 dei rossocelesti. La prossima settimana si va a Napoli. Che stagione è stata? Sembrerebbe discreta se non fosse stato per i due passaggi a vuoto abbastanza gravi con Salerno e Canottieri Napoli. Beh sì, credo che la stagione, a parte che non è chiusa, si chiude la prima fase. Sicuramente abbiamo portato al risultato 2 settimane prima della fine del campionato, cioè i playoff, che era la cosa più importante. E sulla carta ormai dovremmo essere terzi, abbiamo vinto anche qui contro il Bari, sicuramente questa era una partita che noi non è che ci attendevamo, insomma, di portare a casa il risultato. L'abbiamo principalmente, ci siamo allenati anche prima della partita, e abbiamo fatto capire però che noi comunque non ci stiamo a perdere, e quindi anche senza avere quella grinta, diciamo, che ci contraddistingue sempre nelle partite in casa, siamo riusciti comunque a portare a casa il risultato. La difesa non è andata male, però in attacco, soprattutto tra secondo e terzo tempo, tantissime imprecisioni, tantissimi errori, soprattutto gratuiti, dovuto al fatto dei carichi di lavoro, questa percentuale così elevata di errori. Beh, sicuramente i carichi di lavoro diciamo che influenzano il fatto di non aver portato dei gol all'inizio. E ci siamo anche prima della partita, come stavo dicendo prima, abbiamo comunque notato, quindi sicuramente un po' quello, un po' il fatto della concentrazione, che sicuramente non era al 100%, hanno influito, però alla fine il risultato si è avuto. Ultima domanda sui playoff, matematico il terzo posto, bisognerà attendere l'eventuale avversario che può essere una tra Padova, Trieste e Torino. Hai una preferenza fra queste tre formazioni? Io ce l'ho la preferenza, io vorrei giocare contro il Padova. Nonostante quello che è successo l'anno scorso. Sì, perché a me piacciono le sfide e quindi voglio far vedere che noi riusciamo a vincere anche in casa loro.